la situazione che si è venuta a creare, abbiamo un po' di ritardo, e quindi abbiamo dovuto intervenire sull'ordine dei lavori. Intanto chiedo a Marco Gentili se vuole prepararsi per il suo intervento programmato. Come detto, abbiamo fatto delle piccole modifiche. Io voglio ringraziare Giorgia Serughetti e Pia Covere, perché il panel starà all'incirca alle 18, vedremo di fare un po' prima. Mi dispiace veramente tantissimo per la situazione che si è venuta a creare. Dopo l'intervento di Marco Gentili, che mi ricordo è il presidente dell'associazione Luca Coscioni, avremo il panel sulla PrEP con Alessandro Sori e Massimo Cernuschi, che possono intanto prepararsi ad intervenire. Cari convenuti dell'Associazione Certi Diritti, ringrazio il vostro e il mio segretario Leonardo Monaco per il coinvolgimento che mi ha rivolto nell'essere protagonista di questo 11° appuntamento congressuale. Parlare di libertà sessuale, specialmente non ad apertura simposio, non è questione che mi vede particolarmente ferrato ed effettivamente mi risulta un po' ostico, ma, aggiungerei, non del tutto impossibile. Predisponendo questo mio intervento, ho subito pensato al significato complesso di libertà sessuale, che altro non è, in linea generale, quella possibilità di ogni persona di esprimere appieno il potenziale erotico, i gusti, le fantasie, le sensazioni e i desideri, senza che creino alcun danno fisico, morale o psicologico a nessuno. Ognuno ha il diritto di vivere la sessualità in piena libertà, nel modo più appagante per contribuire al benessere personale e nel rispetto dell'altro o dell'altra. Inoltre ognuno ha diritto anche alla privacy, proteggendo la sfera dell'intimità e condividendola solo con chi si sceglie. La salute sessuale è uno stato di benessere fisico, emotivo, mentale e sociale correlato alla sessualità. Non è semplicemente l'assenza di un disturbo, di una disfunzione o di una malattia. La salute sessuale richiede un approccio positivo e rispettoso, così come alla possibilità di vivere esperienze sessuali piacevoli e sicure, libere da pressione, discriminazione e violenza. L'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'espressione di genere e la diversità fisica delle persone richiedono la protezione dei diritti umani proclamati il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Dopo questa prima riflessione, mi è sorta la curiosità di andare a ricercare come è distribuito nel mondo il livello di libertà sessuale, che come abbiamo visto è contenitore molto ampio e complesso di tematiche. Ho appreso che in merito a ciò il mondo è diviso in 5 grandi zone, secondo uno studio di Cattane Leoni, Atlas Mondial de Sexualités, ovvero l'Atlante Mondiale della Sessualità, pubblicato nel 2013, che parla di libertà sessuale a seconda dei parametri della libera scelta del partner, della libertà delle pratiche, dell'accesso alla contraccezione, della possibilità di abortire, del matrimonio gay e delle leggi contro l'omofobia. I più liberalisti sono i paesi nordici dell'Europa, a seguire gli altri paesi europei, la Russia, il Giappone, l'America settentrionale, Australia e Nuova Zelanda. Poi vengono l'America centrale e meridionale e il Sudafrica. Meno libera ancora una fascia che va dal Marocco alla Nuova Guinea attraversando Nord Africa, Medio Oriente, India e Cina. Pochissimo libera, invece, è l'Africa sahariana. Il fatto che non siamo gli ultimi in classifica non deve però giustificare la mancata evoluzione culturale in senso laico del nostro paese. In quelli che oggi si definiscono
loro paesi democratici, compreso dunque il nostro, il corpo della donna era nettamente visto come esclusivo oggetto di potere maschile. Pensate allo stesso marito italiano che dettava ordini anche nella sfera intima. Pensate all'adulterio che era punito giuridicamente solo per le donne e non per gli uomini, al diritto di voto che fino a 71 anni fa era negato alle donne, per non parlare della loro ammissione al mondo politico. Un passo in avanti nel diritto di avere diritti si è fatto. Col passare del tempo, però, e delle leggi, la donna si è liberata gradualmente, e lo sta ancora facendo, da alcune significative discriminazioni, nonostante pervangano purtroppo forme ancora misere di schiavitù del suo corpo, in tutto il mondo. Purtroppo permangono anche le schiavitù mentali e le universalizzazioni scontate sulla natura del mondo umano, e dunque sentiamo spesso dire che gli eterosessuali sono sani e gli omosessuali sono malati. Addirittura in alcuni casi persone contagiose da cui stare alla larga. Persone che in Italia e in pochi altri paesi europei non hanno il diritto di formare una famiglia e quindi dare alla luce, crescere e accudire dei figli, in base poi ai casi. Per comprendere la difficoltà di un'apertura laica, specie nel nostro paese, basta ricordare che fino al 1971 era ancora in vigore l'articolo 553 del codice penale, che vietava la propaganda e uso di qualsiasi mezzo contraccettivo, punibile fino a un anno di reclusione. Solo, appunto, nel 1971 fu abrogato dalla Corte Costituzionale. La legge 405 del 22 luglio 1975 istituiva i consultori familiari, tra i cui scopi vi era anche quello di dare assistenza in materia di procreazione responsabile. Tuttavia, anacronisticamente, solo un anno dopo il Ministero della Sanità avrebbe autorizzato la vendita degli anticoncezionali nelle farmacie. Non sorprende allora che la legge che ha istituito le unioni civili e che ha disciplinato i diritti e doveri delle coppie, di fatto introducendo anche i contratti di convivenza, sia solo del 20 maggio 2016, specificatamente la N76. Chissà quanti decenni ancora dovranno passare per ottenere altre e svariate conquiste civili, come quelle lanciate attraverso l'appello di Maria Sole, giovane donna nata senza utero, che insieme all'associazione Luca Coscioni porta avanti la sua richiesta di genitorialità attraverso la maternità surrogata, qui in Italia, dove non è ammessa dalla legge la gestazione, peraltro neanche giustificata da situazioni di eccezionalità che potrebbero invece far riflettere sulla distinzione tra maternità surrogata commerciale e maternità surrogata altruistica. Molto spesso possiamo constatare che la dote e diritto alla libertà sessuale e all'autodeterminazione cerca di autoproclamarsi per autolegittimarsi, al tempo stesso aumentano forme e pratiche contrastanti, per non dire di repressione psicofisica assolutamente da condannare. Mi viene quasi da dire che mentre la democrazia riesce a fare 10 passi in avanti su un piano, al tempo stesso retrocede di 20 su un altro. Con molta probabilità, una nuova idea di cittadinanza, dal profilo laico, fa ancora molta fatica a uscire fuori da uno stato di privazioni e posizioni religiose e culturali. In Italia, poi, tutto sembra essere diventato il contrario di tutto. Le leggi, specie su tematiche eticamente sensibili, vengono discusse, redatte, promulgate e poi non applicate. Gli esempi di razzismo sessuale citati dimostrano quanto siamo ancora lontani dall'accettare le diversità della specie umana e quanto sia facile abbassare a livelli inferiori persone che hanno forse più qualità umane di chi le critica e le disprezza. Poi, oltre che di razzismo sessuale, questa è la sede più consona per parlare, e passatemi il termine, di oscurantismo sessuale in relazione alle persone con disabilità. Il disegno di legge numero 1142 recante disposizioni in materia di sessualità assistita per persone con disabilità è presentato il 24 aprile 2014 e fermo in Senato, e sembra essere passato nettamente e in sordina.
mi piacerebbe che i nostri legislatori capissero l'importanza e il valore aggiunto che può provenire da una società libera di autoesprimersi e autodeterminarsi e, lo dico chiaramente con cognizione di causa, mi piacerebbe che si occupassero di reprimere non le forme di libertà sessuale ma quelle di sfruttamento sessuale minorile sia di bambine che di bambini, molto diffuse soprattutto nel sud del mondo, nei paesi che definiamo in via di sviluppo, e tutte le altre forme di sfruttamento delle donne e dell'uomo per prostituzione forzata. Credo fermamente in ciò che ha messo in evidenza il filosofo francese Marcel Gauquet, nei suoi volumi 1 e 2, intitolati L'avvenimento della democrazia, ovvero L'avvenire della democrazia, entrambi pubblicati nel 2007, richiamati più volte da Stefano Rodotà, secondo cui il corretto funzionamento della democrazia è possibile solo se si mantiene un adeguato equilibrio nei rapporti tra politica, diritto e storia, intesa, la prima, come il quadro all'interno del quale una collettività si colloca nella sua complessa articolazione umana e governa il proprio destino, inteso, il diritto, come la fonte della legittimazione di tale quadro, al quale la storia conferisce il senso del passato e la prospettiva dell'avvenire. Alla luce di ciò, tutte le tematiche che attengono al tema della libertà sessuale, ma non sono le sole, scontano proprio questa perduta mancanza di equilibrio democratico. Ancora grazie per il coinvolgimento e la vostra preziosa attenzione. Per essere stato con noi, Marco è presidente dell'associazione Rodo Coscioni, ha voluto portare il suo contributo al congresso di certi diritti. Adesso c'è un altro breve saluto di Sebastiano Secci, presidente del circolo di cultura omosessuale Mario Mieli, tra l'altro neo presidente del circolo, quindi gli rivolgiamo anche i nostri auguri di buon lavoro. Grazie a tutti, sono veramente felice stasera di portare i saluti qui al congresso. Di portare i saluti di tutte le socie e i soci del circolo di cultura omosessuale Mario Mieli qui al congresso di certi diritti. I Mieli e certi diritti hanno un legame politico sancito nel tempo da una comune visione radicale dei numerosi traguardi che non solo la comunità LGBT ma tutta la società deve ancora conseguire. Sono certo di non dire nulla di nuovo, ma mi piace sottolineare che la vostra associazione si sia distinta, la storia della vostra associazione si sia distinta per un'intersezionalità delle lotte, cui tutto il movimento LGBT italiano dovrebbe tendere. In questa visione, in questo senso, il Mario Mieli negli ultimi tempi ha organizzato una serie di momenti, di riflessioni e di eventi e di lotta aperti verso un comune intento di far rete tra le varie minoranze e le varie realtà di questo nostro paese, che ha ancora tanta strada deve fare per conseguire, per far sì che le battaglie di pochi diventino le battaglie di tutti. In questo senso è davvero importante il ruolo di traino della vostra associazione. Io ringrazio Leonardo, il direttivo, per l'invito e vi faccio i miei migliori auguri di buon lavoro congressuale. Allora, grazie ancora Sebastiano. Allora, adesso iniziamo i lavori del panel sulla PrEP, che la PrEP è un nuovo strumento in più, quindi è chiaro l'obiettivo di questo momento di discussione, quello di fare chiarezza su questo strumento appunto, che fatichiamo a introdurre nel nostro paese, che fatica a trovare delle forme di sperimentazione, che fatica anche ad inserirsi all'interno del dibattito, forse anche all'interno della stessa LGBT, proprio perché ecco, spesso e volentieri il lato più complesso dell'introduzione della PrEP, della sperimentazione, degli step successivi sono stati un po' oscurati da quella idea di fondo appunto che sia quasi una passeggiata, insomma, una caramella dietro la quale c'è invece un investimento importantissimo in termini sanitari, in termini di formazione, in termini di educazione che ecco, richiedono politiche molto,
state e richiedono in questa fase anche uno sviluppo dell'iniziativa politica che cerchiamo di trovare appunto nell'opinione di due esperti, Alessandro Soria, medico infettivologo dell'unità operativa di malattie infettive dell'ospedale San Gerardo di Monza, e Massimo Cernusti, che è medico infettivologo di Piazza Raffaele, presidente di ASA Milano Onlus. Appunto, iniziamo dalla presentazione di Alessandro Soria, che ci darà appunto una visione complessiva di questo strumento. Grazie Leonardo, grazie a tutti per questo invito, questa opportunità di parlare di misure di prevenzione e infezione da HIV al nostro congresso, e grazie anche a Massimo che si è fatto tirare in mezzo su questa cosa. Abbiamo cercato di strutturare questo incontro in due parti, una più teorica, in cui io cercherò di parlarvi degli studi che stanno alla base di questa misura di prevenzione e vi darò anche un po' di informazioni su quali sono, su che cosa ci si è scontrati tra pro-prep e contro-prep. E poi invece una parte di Massimo in cui vi parlerà più concretamente di quello che si fa in Italia, di quello che si fa a Milano e di quali sono le prospettive reali e pratiche. Allora, PrEP è una sigla, sta per profilassi predisposizione, e si intende l'assunzione di un farmaco per prevenire l'infezione, un farmaco utilizzato nel cocktail della terapia antiretrovirale assunto da persone non infette con HIV per prevenire l'infezione qualora si espongano. Perché c'è bisogno di un farmaco? Perché non basta il preservativo? Perché i dati che abbiamo finora sulle misure di prevenzione sono deludenti. Questo è il report del CDC, che sarebbe come il CDC americano ma europeo, e l'ultimo redatto nel 2015 ci dice che se il problema delle nuove infezioni da HIV è più rilevante in termini di velocità, di rapidità di nuove infezioni nell'est Europa, non è scomparso nell'Europa occidentale, è probabilmente minoritario e non è più un grosso problema la trasmissione tra persone che utilizzano droghe per via iniettiva, cosa che invece è un problema rilevante nell'estremo est europeo, ma tra persone che contraggono l'infezione anche per via sessuale, in particolare per le persone, per i maschi che fanno sesso con maschi, il problema è rilevante. Mentre vedete che per fortuna negli ultimi anni le diagnosi di AIDS diminuiscono, e questo è dovuto all'efficacia della terapia antiretrovirale che evita che le persone con infezione da HIV progrediscano nella malattia, non si può dire la stessa cosa per le nuove diagnosi di infezione da HIV che rimangono stabili negli ultimi anni e dove la modalità di trasmissione più frequente risulta essere quella degli MSM. In Italia la cosa forse è un pochino più calibrata rispetto ad altri paesi, nel senso che vedete che la barra azzurra e la barra verde, cioè l'acquisizione di HIV tramite rapporti omosessuali o eterosessuali più o meno, si equivalgono. Abbiamo i dati italiani che sono proprio freschi, pubblicazione settimana scorsa sono stati rilasciati sul sito del Ministero, questo è un bollettino che esce tutti gli anni e ha i dati aggiornati alla fine del 2016. Cosa ci dicono? Ci dicono che non ci schiodiamo da 4.000 infezioni nuove di HIV l'anno. I più ottimistici possono vedere in quella linea arancione che scende un decremento, però di fatto siamo lì. Siamo lì, non ce la passiamo, siamo in buona compagnia insieme ad altri paesi europei, forse il Portogallo sta facendo bene negli ultimi anni in termini di decremento dell'incidenza, e vedete che l'infezione continua a essere caratterizzata sempre, diciamo, come in prevalenza sono uomini, sono la fascia tra i 25 e i 29 è quella più colpita in termini di frequenza, mentre in termini assoluti è quella dai 30 ai 39, e come modalità di trasmissione quella sessuale fa da padrone, e in particolare quella MSM. Le diagnosi di AIDS da metà anni 90 sono drasticamente calate, e questo, come vi dicevo prima, è dovuto all'efficacia della terapia. Però, come vedete, negli ultimi anni questa curva non accenna a diminuire, si è stabilizzata, e questo è dovuto a un altro problema, che è quello delle diagnosi tardive. Cioè, molte persone scoprono di avere l'infezione da HIV quando sono già in stadio avanzato di malattia. Allora, qual è il razionale che sta dietro all'utilizzo
della profilassi pre-esposizione. Non è nuovo il concetto di usare una terapia come prevenzione. Nella storia dell'infezione da HIV, già dalla metà degli anni 90, per esempio per prevenire la trasmissione verticale da madre a figlio, sono stati usati farmaci con grande successo. Farmaci usati durante la gravidanza, al momento del parto, farmaci dati al neonato nelle 6 settimane successive alla nascita per prevenire l'infezione da HIV. Tanto che oggi noi di fatto in contesti ad alte risorse dove abbiamo la possibilità di sapere prima che una donna ha l'infezione da HIV o comunque durante la gravidanza, non all'ultimo momento, riusciamo con sicurezza a prevenire la trasmissione alla nascita. Questo concetto della terapia utilizzata come prevenzione è diventato uno dei capisaldi, uno dei pilastri della strategia che vuole eliminare la HIV dalla faccia della terra. Si potrebbe chiedere perché utilizzare un farmaco in persone che non sono malate, che non hanno una patologia, che non hanno una condizione patologica, quando per esempio esistono strumenti come quello del condom che sono altrettanto efficaci. Allora, io vorrei fare due osservazioni su questo e poi dopo vi porto i dati, però le due osservazioni metodologiche sono che l'utilizzo di profilassi nella medicina non è un concetto solo del mondo HIV. Cioè, noi banalmente prescriviamo statine, cioè farmaci che abbassano il colesterolo, a un sacco di persone per prevenire l'infarto. Noi prescriviamo farmaci che abbassano la pressione per prevenire infarti, ictus. Quindi il concetto di utilizzare farmaci che riducono un rischio non è qualcosa così di campato per aria. E rispetto al condom c'è da dire che la PrEP va vista come qualcosa che si può aggiungere quando, soprattutto in situazioni in cui il condom non è utilizzato in maniera consistente, cioè l'uso è discontinuo, oppure quando all'interno di una relazione sessuale non paritaria non è negoziabile, pensiamo banalmente ai sex worker. Il primo studio che ha dimostrato l'efficacia della PrEP è stato pubblicato su New England, che per i medici è il Vangelo, nel senso che è il giornale più autorevole in termini di fatto di rigore scientifico, già nel 2010. Che cosa ha detto questo studio? Uno studio che si è concentrato soprattutto, vedete i numeri, 1200 pazienti in un braccio e nell'altro. Cosa ha fatto? Uno studio randomizzato, controllato in doppio cieco. Che significa? Significa che le persone che ricevevano il farmaco non sapevano, come non lo sapevano i medici, se stavano ricevendo il farmaco che preveniva l'infezione, ritrovare il farmaco attivo o un placebo. È stato uno studio condotto soprattutto nei paesi latinoamericani, con qualche città statunitense, Thailandia e Sudafrica, con una percentuale di transgender molto bassa, quindi soprattutto anche qui MSM, e ha dimostrato per la prima volta chiaramente l'efficacia del trovare, in questo caso, di un farmaco nel ridurre la trasmissione di infezione da HIV. Efficacia che è tanto più netta, tanto più chiara, dovete guardare questo pallino che sta a sinistra, che vuol dire che protegge dall'infezione da HIV, se l'utilizzo della terapia è consistente, più del 90% delle pillole prese, ed è efficace soprattutto quando ci sono comportamenti considerati ad alto rischio. Questa sigla significa sesso ricettivo non protetto, che è considerato il rapporto più ad alto rischio. E quando si è andati ad analizzare le concentrazioni di farmaco nel sangue, si è visto che le concentrazioni di chi si era infettato, pur prendendo il farmaco attivo, erano nettamente inferiori a chi non si era infettato prendendo il farmaco attivo. Questo a dire che se uno la prende funziona. Sono stati condotti studi in altri contesti, non MSM, qui siamo pochi e sierodiscordanti. È un contesto che non è più attuale, perché oramai la terapia per chi ha l'HIV è per tutti, e questo previene la trasmissione di chi non ha l'HIV, però eravamo all'inizio degli anni 10, in altri contesti si è fatto questo studio anche in questo altro contesto. Adesso non entro nei dettagli, ma solo per dirvi funziona anche in questo altro contesto. Vedete che il rischio di trasmissione con placebo è molto più alto che il rischio di trasmissione con trovata. Altro contesto, eterosessuali, anche qui siamo in Botswana, pazienti giovani, single e
con rischi sessuali neanche particolarmente elevati, e anche qui funziona. Il placebo dà un rischio di infettarsi che è molto superiore a quello di trovare. Contesto diverso che non c'entra niente, tossicodipendenti in Thailandia, anche qui studio confrontato con placebo, in cui il rischio viene da due fonti, perché c'è sia lo scambio di siringhe, 18-19% di pazienti che scambiano di soggetti che scambiavano siringhe, e un 36-40% di persone che avevano rapporti, un'abitudine sessuale a rischio, rapporti sessuali con un partner casuale nei tre mesi precedenti. Anche in questo contesto, efficacia di un farmaco rispetto al placebo. Ora, riassumendo, quindi noi abbiamo diversi studi in cui c'è un'efficacia di riduzione del rischio di contrarre l'HIV di circa, che va dal 44% al 75%, ma che diventa molto più consistente se il farmaco viene preso. Cioè, quando nelle sottoanalisi viene fatto vedere la probabilità di infettarsi di chi il farmaco lo prende veramente, di chi ha livello di farmaco rilevabile nel sangue, questa probabilità aumenta in protezione, aumenta enormemente. Tanto che la Food and Drug Administration già nel 2012 non ha potuto fare a meno di approvare l'utilizzo di un farmaco per ridurre il rischio di trasmissione. Allora, abbiamo fatto la teoria, abbiamo fatto gli studi che hanno detto che funziona, e adesso bisogna passare a dirci, abbiamo delle domande pratiche, concrete di utilizzo di questo strumento. Quindi c'è uno strumento efficace, ma come lo utilizziamo? A chi la diamo questa profilassi? Come facciamo a definire le persone che si espongono ad un alto rischio? Poi soprattutto come la diamo? Una compressa al giorno? Oppure la diamo al bisogno, se uno ha un comportamento sessuale? E poi dove la diamo? Dato che dobbiamo coinvolgere soggetti che non sono i nostri pazienti che vengono in ospedale e sono abituati a prendere farmaci, ma sono persone sane che vanno raggiunte in qualche modo, e poi soprattutto chi la paga. E allora sono stati condotti degli studi che vengono chiamati studi di fattibilità, studi dimostrativi. Uno studio molto importante, che è questo studio francese che si chiama Hypergay, ha esplorato la questione della PrEP on demand, cioè fatta in prossimità dell'atto sessuale a rischio, quindi presa un giorno prima, un'ora prima, il giorno dopo, fino a due giorni dopo. E ha fatto vedere, parliamo di anche qui studio randomizzato, doppio cieco, controllato, eccetera. Guardate, persone con una certa percentuale di utilizzo di alcol e di CAMS, con un numero di partner o comunque di rapporti abbastanza sostenuto. Quindi considerate persone a rischio. Anche qui efficacia incredibile rispetto al placebo. Guardiamo i numeri. Nel braccio placebo 14 infezioni, nel braccio totale 2 infezioni. Riduzione a rischio 86%. E poi questo dato, insomma, è interessante, del number needed to treat. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io do a persone che si espongono ad alto rischio questo farmaco per un anno con questa modalità al bisogno, io se lo do a 18 persone per un anno prevengo un'infezione da prima. Questo è un dato che viene utilizzato molto in medicina per poi fare gli studi di costo-efficacia. Con di fatto non una distribuzione che casualmente aveva premiato quelli che erano finiti, cioè dal punto di vista dei rischi i due bracci si erano distribuiti egualmente. Altro studio, questa volta inglese, che si chiama Proud, questo ha il vantaggio di essere stato fatto in aperto, cioè le persone sapevano cosa prendevano, semplicemente la randomizzazione è avvenuta in un contesto temporale, cioè alcune persone per il primo anno è stata data la PrEP e alle altre persone dell'altro gruppo per il primo anno non è stata data la PrEP, ma è stata data la PrEP a partire dal secondo anno. Anche qui di fatto i due gruppi erano omogenei per abitudini sessuali a rischio, quindi vedete questi sono l'utilizzo di CAMS, oppure i CAMS sono droghe ricreative utilizzate soprattutto per aumentare la libido, la disinibizione, le prestazioni sessuali, e
la frequenza di infezioni sessualmente trasmesse, che quindi rendono un po' l'idea delle abitudini a rischio, è uguale nei due gruppi. Vedete che anche qui, in chi fa la PrEP da subito, il numero di infezioni sono molte meno di chi invece la fa in un tempo differito, con una riduzione anche qui incredibile. Due studi indipendenti che arrivano allo stesso dato, 86% di efficacia, con un number mid tutorial di 13. Allora, di fronte a questi numeri incredibili, non c'è stato l'entusiasmo sperato, cioè anche all'interno della comunità scientifica, anche all'interno della comunità LGBT, MSM, ci sono stati voci fortemente critiche. Così si favoriscono i comportamenti a rischio, perché dare farmaci che hanno una loro tossicità a persone che sono sane quando basterebbe il condom, c'è un problema di costo, e poi, vabbè, questo è un problema più, come dire, di nicchia, più tecnico, se non funziona e può determinare la trasmissione. Allora, vorrei affrontare alcuni di questi temi. Che il condom funzioni, lo dice anche la scienza. Questa è una revisione della Cochrane. La Cochrane è un gruppo di studiosi che si prende la briga su ogni questione di andare a scandagliare metodologicamente tutti gli studi pubblicati per vedere la consistenza su un largo numero di dati. Quindi fa queste revisioni sistematiche, queste meta-analisi su tutto ciò che c'è di pubblicato. Nel 2002 era uscito un dato che, adesso poi escono anche queste bellissime formule di plain language summary, che così ci dicono, leggete semplicemente questa frase: usare i preservativi consistentemente, e la chiave è questo aggettivo, questo avverbio consistently, riduce la trasmissione di contratti di circa l'80%. Questi sono studi che comprendono tutti i tipi di esposizione, quindi anche sia quella MSM che quella eterosessuale. E altro studio più recente, che invece è solo nel mondo MSM, efficacia sempre attorno al 70%, ma solo se usato sempre. Questo vuol dire che quando viene usato sometimes, qualche volta, non funziona, cioè non c'è differenza tra usarlo qualche volta e non usarlo mai, in termini, come dire, numerici, dal punto di vista della scienza parlo, no? dei dati prodotti in termini statistici, ok? Altra questione, la risk compensation, cioè se io utilizzo un farmaco che mi previene l'infezione HIV, tendo ad adottare comportamenti più rischiosi, che è come dire che se io ho l'airbag di serie, magari non metto la cintura oppure vado più veloce, cioè perché il concetto è quello lì, no? Se io ho uno strumento in più faccio cose più rischiose. È stato visto, allora su questo c'è discussione, i primi studi hanno fatto vedere, cioè quelli, i sottoanalisi dei trial iniziali hanno fatto vedere che in realtà non c'è questa differenza. Adesso l'incidenza per esempio della sifilide nei due gruppi è stata la stessa, l'incidenza delle persone che avevano sesso ricettivo anale con il partner è stata uguale durante lo studio, era diversa prima e dopo. Ma nel corso, nel momento in cui le persone credevano di prendere il Truvada o il placebo, la percentuale di comportamenti a rischio è stata sovrapponibile, così come l'utilizzo del condom è stato sovrapponibile, cioè non c'è stato un minore utilizzo del condom in chi credeva di fare una profilassi. Però i detrattori della PrEP, in particolare questo Michael Weinstein, che non è il Weinstein che conosciamo noi, ma è il presidente di questa associazione americana che si occupa di AIDS, ha scritto una posizione molto forte anche contro i CDC, dicendo che soprattutto questo endorsement della PrEP così forte fatto dai CDC di fatto induce un'attitudine più rilassata sui comportamenti di sesso sicuro e crea una serie di problemi per aumento di infezioni sessualmente trasmesse, perché chiaramente il farmaco protegge dalla HIV ma non dal resto. E poi non è così vero, diciamo, questo tentativo di promuoverlo su larga scala negli Stati Uniti non sta così tanto funzionando. Questo probabilmente in parte è vero, almeno tra 2012 e 2017 non c'è stato quel boom che ci si aspettava dopo l'approvazione dell'FDA. C'è da dire, rispetto al fatto della consistenza e utilizzo preservativo in chi fa PrEP, che altri dati dicono che, come dire, si è osservata dal punto di vista così un po' grezzo un aumento, una tendenza all'aumento di alcune infezioni sessualmente trasmesse mano a mano che l'incremento dell'utilizzo della PrEP è iniziato.
Dall'altra parte abbiamo invece un atteggiamento molto più forte e come dire, antimoralista, orgogliosamente antimoralista, di attivisti che come dire, accettano di farsi chiamare puttane della PrEP e diventano paladini in senso di aiutare persone ad accedere, a capire come utilizzarle, eccetera, perché si rendono conto che è uno strumento fondamentale, importantissimo, che viene in qualche modo, da tutto questo timore, viene in qualche modo fermato, e fino ad avere dei messaggi molto semplificatori. Queste sono campagne australiane, no, in cui si dice la PrEP funziona, puoi usare, puoi fare condomless sex. Mi interessa farvi vedere il cambiamento di presa di posizione di alcuni mostri sacri della lotta all'AIDS. Larry Kramer è fondatore, uno dei fondatori di ACT UP, è veramente un lottatore. Se qualcuno di voi ha visto il bellissimo film che è stato preso dalla pièce teatrale che ha scritto lui, che è The Normal Heart, è il personaggio interpretato da Ruffalo, ed è veramente un personaggio incredibile, che però in un'intervista del 2014 diceva che chi prende la PrEP è un pazzo o addirittura un codardo, no? E diceva: non capisco come si possa prendere un farmaco che ci indebolisce, ci distoglie dall'attivismo, quando basta usare il preservativo. Ecco, ha cambiato idea e probabilmente sono usciti altri dati, c'è stato dibattito all'interno della comunità gay, e la cosa così simbolica e carina è che c'è stata questa PrEP dinner nella sede dove era stato fondato il Gay Health Mental Crisis nei primi anni 80, in cui attivisti giovani e più anziani sono riuniti e sono usciti con una position paper molto forte, in cui di fatto riconoscono che la PrEP è uno strumento utile e addirittura promuovono un accesso allargato e comunque di rompere le barriere che ostacolano l'accesso alla PrEP. Allora, qualche timore sul fatto che non funzioni, io vi dico, finora di pubblicato e di segnalato c'è un solo caso di PrEP che non ha funzionato, in, diciamo, documentata in una persona che la prendeva in modo consistente, che aveva livelli nel sangue rilevabili, eccetera, che si è esposta moltissimo, si sta studiando moltissimo, ma ripeto, è veramente un caso, quindi si sta cercando di capire perché in quel caso non ha funzionato. Quando andiamo a vedere sui tanti casi che la ricevono e che hanno, come dire, in cui ovviamente si osserva qualche caso di trasmissione, se si va poi a discernere bene i dati, questa è una revisione fatta da un autore di quello studio iniziale che vi ho fatto vedere, del primo studio di Prezzi, in cui hanno visto, diciamo, nella loro clinica una serie di persone, più di 7.000 persone che sono arrivate riferite per fare la PrEP, alcune circa 5.000 l'hanno presa e altre 2.000 non l'hanno avuta, non l'hanno presa, i casi di infezione HIV si sono avuti o in chi non l'aveva presa, o in chi l'aveva presa troppo tardi, cioè si era infettato prima di iniziare a prenderla, o in chi l'aveva presa e l'aveva poi interrotta per diversi altri motivi. Quindi di fatto nella pratica clinica c'è questo dato incredibile che l'efficacia sembra addirittura, come dire, superiore, se uno la prende, a quella dei dati, degli studi. Viene sollevato il problema del costo. Allora, io non sono assolutamente in grado, non sono expert, ho zero expertise per spiegare gli studi di costo efficacia, vi dico solo che sono stati fatti e la dimostrazione è che è costo efficace soprattutto in una prospettiva lunga, e soprattutto, come dire, la prospettiva si accorcia molto se il costo della PrEP con i prodotti generici e con con company che lo fanno, la producono a costi più bassi, si riduce nel tempo. Addirittura sul lungo termine può diventare cost saving. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io spendo adesso in farmaco per prevenire l'infezione, avrò minore incidenza di HIV in futuro e quindi dovrò spendere in futuro meno in termini di costo per tutta la vita di terapia antiretrovirale per le persone che vivono con l'infezione da HIV. E questo è stato, come dire, celebrato in un editoriale su Lancet, che è un'altra delle nostre riviste di riferimento. Quindi in UK, in Inghilterra, dove è stato fatto questo studio, è stato dimostrato che funziona. Per renderlo più tangibile, mi piace portare questo esempio, ritornando prima al discorso dei farmaci che prevengono le malattie. Per prevenire un infarto io devo dare la statina per un anno a 250 persone. Per prevenire un'infezione HIV io devo dare il Truvada per un anno a 61 persone. Quindi è un intervento, come dire, che
rispetto ad altri ha una sua rilevanza. Le persone si stanno organizzando perché l'accesso alla PrEP non è semplicissimo, nonostante questo per esempio il sistema sanitario inglese non rimborsa ad oggi il farmaco e ci sono questi, cioè questo sito per esempio, le persone si procurano la PrEP e il dato che sta emozionando, diciamo, noi persone infettivologiche che ci occupiamo di prevenzione anche da tanto tempo è che diciamo, nella Londra, nel centro di Londra, dove c'è un'incidenza, infezione anche lui in costante, come dire, che non declinava mai, si sta osservando una netta riduzione dell'infezione da HIV, in cui la PrEP, anche con modalità, come dire, in cui le persone si arrangiano più o meno a procurarsela, probabilmente ha un ruolo alla frequenza del test, ha un ruolo che c'è una clinica che si chiama 56 Lean Sprint che sta proprio a Soho e che lavora molto bene nel test rapido, nell'avere un po' demedicalizzato tutto il discorso della cura dell'infezione dell'HIV. Il sistema sanitario inglese si sta muovendo in un altro senso e ha lanciato questo impact trial, cioè è uno studio che vuole coinvolgere 10.000 persone, quindi è uno strumento per ricevere gratuitamente la PrEP all'interno di ancora uno studio di fattibilità su larga scala. Altri si muovono con un endorsement più forte. Cuomo è il governatore di New York che vuole arrivare a trasmissione zero nello stato di New York ci sono diversi programmi che facilitano l'accesso alla PrEP. A Parigi si fanno, cioè la PrEP è rimborsata dal sistema sanitario, si fanno campagne per far capire che c'è un nuovo strumento, campagne dirette sugli MSM, ma anche campagne più generali per inserire la PrEP all'interno di un discorso più ampio, che è un discorso di prevenzione, che va di pari passo col test frequente, con l'utilizzo del preservativo, e che secondo me ha il merito di aver tolto un po' di moralismo sulla questione, che non so se in Italia arriverà mai. Io ho finito la mia lunga. Grazie mille Alessandro, con te abbiamo tracciato, insomma, e abbiamo permesso anche ai congressisti di capire meglio di cosa parliamo in questo panel. In più abbiamo risposto anche a delle domande molto interessanti in termini anche proprio di politiche sanitarie e come implementarle. Adesso con Massimo Cernuschi, che ricordo è medico infettivologo al San Raffaele, presidente di ASA Milano Onlus, vogliamo approfondire un lato pratico, insomma, quello che è successo in altre realtà, specialmente estere. Comunque tu hai toccato con mano anche esperienze straniere, francese. Allora, io intanto infettivologo, ma sono qui con il lato del militante da decine di anni della prima associazione che si è occupata di fare informazione sull'HIV quando è cominciata l'epidemia. A Milano adesso vedete il titolo solo in inglese, però se è molto conosciuto, molto. Stiamo mettendo in piedi stiamo cercando di mettere in piedi qualcosa sulla PrEP e io me ne sto occupando perché appunto ho seguito l'anno scorso per un caso, sono stato a gennaio a Parigi a vedere cosa facevano a Saint-Louis, quindi dove avevano cominciato a dare la PrEP con il sistema sanitario francese. Allora, in Italia la PrEP è stata approvata, cioè nelle linee guida ed è prescrivibile da quest'anno. In ogni caso non è coperta dal sistema sanitario nazionale. Non esistono però le strutture che organizzano lo screening, il counseling, che è una delle parti più importanti del lavoro, di quelli che saranno gli sportelli pre, cioè l'affiancamento del medico da parte di qualcuno che si occupa della salute sessuale in maniera un po' più generale, un po' più da peer, da uguale. Non ci sono in Italia dei dati su chi prende la PrEP selvaggia. Se uno va sulle chat vede che c'è qualcuno che fa la PrEP, si prova a chiedere dove l'hai presa, ti
sbloccano e spariscono, non te lo dico, non si capisce. Quindi sembra che esistano delle persone che la fanno, ma non si capisce dove la prendano, come la facciano, perché nessuno, noi lavoriamo in due centri grossi come infettivologi, nessuno dei nostri centri, nessuno dei medici che lavorano nei nostri centri si sta occupando di questo, quindi è abbastanza bizzarro, perché se a Milano niente. Il farmaco verosimilmente si trova sul mercato nero, quindi persone che in qualche modo lo recuperano dagli ospedali, oppure in rete. Nella realtà molte persone che sulle chat si dichiarano in PrEP sono persone che fanno la terapia antiretrovirale che, come saprete, insomma, ormai è definita come qualcosa che blocca anche la trasmissione dell'infezione. Cioè la persona che ha la viremia negativa, cioè più di alfano, con un virus nel sangue, non è infettiva. Questo probabilmente viene modificato nella descrizione della persona sulla chat per evitare lo stigma che significa dire ho HIV. Molte persone, come ha detto anche Alessandro, MSN, non sono d'accordo sulla strategia PrEP per questi motivi pseudo moralistici che dicono vabbè, c'è un preservativo, devi usare quello. E se non lo usi vuol dire che fai schifo. Quindi, cosa viene fatto? No, anche Alessandro ha detto che la cosa più importante, una delle cose più importanti è aumentare gli screening, aumentare i test, il numero di test HIV che vengono fatti e il lavoro di prevenzione sia dell'HIV che delle infezioni sessualmente trasmesse e del lavoro sull'abuso di KEMS, non tanto sull'utilizzo, perché anche qua non possiamo dire alle persone non farti, possiamo dire alle persone cerca di non farti male, quindi dare delle indicazioni su come non danneggiarsi. Facendosi. Tra l'altro questa cosa dello screening fatto all'esterno delle strutture classiche, quindi ambulatori, ospedali, eccetera, è qualcosa che si è visto che ovunque nel mondo sta funzionando. In Africa, perché chiaro, si doveva fare i test della PRUS con fuoristrada, noi a Milano, come in tante altre città, come si fa a Parigi, come si fa in altri posti in Italia, abbiamo dei locali di incontro MSN di notte, stanotte farlo, a fare i test alle persone che ci vanno, al turismo. Quello che è successo a Milano è che cinque associazioni di volontariato, l'AIDS, l'ASA, la Pategoio, CIGA, CIGEA, LIVE, NPS, stanno proponendo in questo momento al Comune di Milano la creazione di un checkpoint per lo screening, la prevenzione, ovviamente dell'infezione anche lì, del sicuramente sono trasmesse e della prevenzione. Questo sta succedendo anche perché la comunità medica, quindi gli infettivologi della CIMIT, dello SBARSA, stanno appoggiando molto fortemente questo progetto, cioè i medici sono a favore di una delocalizzazione di questo lavoro al di fuori delle strutture ospedaliere, al di fuori degli ambulatori, per fare in modo che si lavori di meglio sulla prevenzione e soprattutto sulla PrEP, che è qualcosa che non è propriamente una terapia, è un farmaco che viene somministrato però per evitare delle infezioni, quindi va evitato anche tutto quello che sta intorno, anche un po' studiato quello che sta intorno, e questo non può essere fatto in ospedale dai medici, anche perché sappiamo che la maggior parte dei medici ha degli atteggiamenti un po' retrivi rispetto alla sessualità, non se ne parla, eccetera. Quindi questa parte viene sicuramente fatta meglio di fuori. L'altro punto importante è il farmaco. Alessandro ha detto i costi. Allora, in Italia si può comprare teoricamente, l'infettivologo fa la ricetta, la persona va a prendersi il farmaco in farmacia. Quindi su Roma c'è il Vaticano, c'è gente che la pila già il Vaticano da tempo, pagando 700 euro a flacone che dura un mese. Esistono anche registrati e in farmacia risultano, ma le farmacie dove ho provato ma non,
eccetera, a prezzo di 115 o 120 euro, cioè sono due diversi generici che arriveranno, non mi ricordo tanto come sono, sono due generici. Se uno se li prende su internet, ci sono dei siti super affidabili, il costo è 40 dollari a esagerare, 40 euro a esagerare a flacone. Quindi ci sarebbero questi costi in più, ci sono i costi per gli esami del sangue eventuali da fare sul tossicità, rispetto alla tossicità del farmaco, e test microbiologici per vedere se la persona ha preso la sifilide, lo scolo, che tipo di scolo, eccetera. Questo è quello che abbiamo messo un po' in piedi noi. In NASA stiamo un po' cominciando a fare questo, nel senso che stiamo facendo arrivare delle persone che si recuperano il farmaco online, oppure in farmacia non sono riusciti ancora, diamo delle indicazioni su come recuperarlo e cerchiamo di seguire le persone. Perché? Perché l'importante è che la persona faccia bene la terapia, quindi deve esserci qualcuno che segue, devono esserci anche tutta una serie di esami da fare regolarmente, quindi in parte esami che vengono prescritti dal medico, che c'è questo sportello PrEP rispetto alla tossicità, si possono fare a livello del centro, non lo faremo, lo farò già altri centri, non di Bologna, non so cosa succede in realtà, e noi al momento, quando ogni volta che la persona viene, facciamo un test della chelira, il test della cacciatura, il test della sifilide con dei problemi, perché se uno ha già avuto una volta nella vita risulta per sempre positivo questo ambito, e si discute comunque con la persona delle vaccinazioni. Sapete tutti, c'è stata questa epidemia di epatite A, trasmissione sessuale nelle grosse città europee, senza che il pubblico abbia fatto, il pubblico inteso i vari assessori della sanità delle varie città italiane, abbia fatto niente sulla prevenzione, sulla vaccinazione delle persone a rischio. E soprattutto quello che viene fatto nella prima visita, quando la persona si presenterà a futuro checkpoint, è la discussione su che tipo di prep fare, se farà tutti i giorni o ha bisogno, secondo lo schema francese. Ovviamente quelli più giovani la faranno tutti i giorni e quelli più avanti con gli anni la faranno al bisogno, perché almeno si supporterà un po' di al medico. Dall'altro lato, la parte non medica, noi abbiamo messo in carico, continuando a mettere dei counselor, tendenzialmente dei peer con delle valenze psico, ma non necessariamente, che parlano con le persone di salute sessuale, di affettività, perché questo è un altro grosso problema, cioè il fatto che la sessualità nel mondo SM in questo momento sia più una cosa di tipo consumistico, tra virgolette, cioè facciamo il più possibile, e la considerazione della persona con cui si sta sotto altri aspetti, sotto l'aspetto anche mentale, molto lasciata da parte. E sui games c'è un grosso lavoro da fare, perché le città grosse, Milano in particolare, c'è una diffusione enorme di queste sostanze, e che vengono spesso assunte anche per emulazione, se in un gruppo di gente che si fa, quindi questo c'è solo l'eroina. E anche su qua bisogna lavorare sulla riduzione del danno, quindi come ti fai, perché ti fai, cerca di fare in un certo modo, le prime volte fallo, insomma, c'è tutta una logica dietro molto molto complessa, che deve essere affrontata in questi incontri con tra i counselor e la persona che fa la prenda. Ovviamente vengono eseguiti cosa sono verificati, perché la PrEP, tutte le persone che abbiamo visto, come sto a Parigi, come sto a Milano, le persone non vengono dicendo io non voglio usare il profilattico, vengono dicendo a me capita di non usarlo, mi capita di usarlo e ho paura. Quindi bisogna usare questo insieme al profilattico. Esistono
chiaramente questo non l'ho mai usato, non l'hanno mai, però solo lentamente l'ignoranza. Ci sono anche quelli che lo farebbero per stare più tranquilli, sono quelli che le persone che fanno sesso mercenario, o quelli che si prostituiscono, che normalmente utilizzano il profilattico, però sappiamo che i clienti molto spesso lo rompono, lo tolgono, quindi anche lì ci sono capitati un paio che usano sempre i profilattici, ma vogliono fatta questa prima visita con test eccetera eccetera, si spiega alle persone che devono fare sesso sicuro per un mese. Perché? Perché il periodo finestra di questi test rapidi, cioè il periodo in cui il test profittale è negativo, però con l'infezione che si sta sviluppando, è di un mese. Quindi noi facciamo un test adesso, tra un mese la persona torna, rifà il test, dopo aver fatto un mese di sesso protetto, a quel punto si rifà il test, la persona si dà per negativa e quindi si parte con la... Questo appunto è il secondo mese, cioè il primo mese dopo il primo incontro, si fanno ancora i test rapidi come prima, si prescrivono i farmaci, tendenzialmente le persone arrivano già dopo un medico di farmaci recuperati online, e si prescrivono gli esami di tossicità da fare dopo un mese di terapia. E a quel punto si definisce realmente con la persona che cosa vorrà fare, se ha bisogno o se continua. Anche qua il counselor dovrà occuparsi dell'aderenza, cioè spiegare alla persona che deve fare il trattamento. Come diceva sempre lui, come profilattico, non serve dire ogni tanto lo uso perché ci si aspetta lo stesso, non serve dire ogni tanto prendo la prendo perché o la prendi o non la prendi. Quindi specificare con le persone, soprattutto sugli schemi al bisogno che sembrano complessi ma non lo sono, nel senso che se uno lo fa una volta sono quattro pillole, poi posso avere un rapporto il giorno dopo, dopo due giorni, sono tutti gli schemi che si distribuiscono alle persone con tutti gli omini, per cercare di rendere chiaro come fare nel caso della terapia visuale. Da questo punto comincia il trattamento. Il mese dopo li si rivede, si rifanno ovviamente il test in loco. Noi stiamo cercando di organizzare, non è difficilissimo, di fare anche i test per le infezioni solamente trasmesse in loco. Ci sono dei macchinari che ci danno delle risposte in due ore. E non sono costosissimi, e questo sarebbe molto utile perché uno dei vantaggi tra virgolette di un checkpoint, di un posto che si occupi della salute delle persone, che fanno prep della salute delle persone tendenzialmente messe, l'importante può essere anche nel bloccare la diffusione delle infezioni sessualmente trasmesse, bloccare la diffusione della sifilide eccetera, testando le persone spesso e trattandole subito prima che l'infezione venga diffusa a molte più persone. Si valutano i test di tossicità e si continuano a prescrivere farmaci e esami di controllo da fare a questo punto tre mesi dopo. Il caso è qui cambia un po' la sfumatura, nel senso che a questo punto le persone cominciano a parlare di come stanno con il trattamento, e da questo esce sicuramente che le persone sono più tranquille, alcuni che abbiamo visto sono, questo è un ospedale con altro protocollo, ma che sono in protocollo, si sono fidanzate, hanno un partner e continuano comunque con la PrEP, ma avendo una vita sessuale molto, molto più tranquilla, tra virgolette. Questo è molto importante anche per noi per capire cosa succede. Dopo questo mese, noi stiamo facendo un po' a ribaldina dei prelievi per vedere il dosaggio del farmaco nel plasma delle persone, per capire se lo prendono e soprattutto se il generico equivale al tendenzialmente sì, però così abbiamo dei dati in più.
A questo punto le persone ritornano ogni tre mesi, si fanno gli stessi test, le stesse, prescrizioni e il counseling. Per le infezioni solamente trasmesse, per ora pensiamo di mandarli nei centri MTS che abbiamo a Milano per curare le infezioni, ma questo potremmo farlo anche noi se vedere come andranno diciamo, i rapporti con gli ospedali, con il comune di Milano e l'ASI. Ovviamente per essere conversioni le persone vanno inviate ai reparti che sono tornati. Le cose che secondo me importanti da sottolineare quando si parla di PrEP sono queste, sono quattro cose, però la prima è che la PrEP non è l'unico modo di prevedere l'infezione acquirente, è una cosa che abbiamo ed è giusto che noi utilizziamo con criterio e la dobbiamo utilizzare bene, dando la possibilità alle persone di avere il farmaco, di essere seguiti, di avere a disposizione anche per i profilattici, cioè sembra una banalità, i profilattici in farmacia costano l'occhio della testa, noi comperiamo, quelli che ci sono gratuitamente, comperiamo, costano tipo 15 euro, 140, funzionano, non si le altro discorso, le licenze solamente trasmesse sicuramente aumenteranno, anche se potrebbe il lavoro di screening continuo, il lavoro di superamento dello stigma anche rispetto alla notifica delle licenze solamente trasmesse al Bacher, è un lavoro che sta funzionando, ma comunque sono malattie di infezioni che tenderanno a crescere, soprattutto probabilmente le malattie C. E quindi comunque bisognerà, dobbiamo consigliare. Il lavoro grosso è quello appunto della notifica ai partner delle infezioni solamente trasmesse senza nessuna vergogna, e su questo c'è da lavorare anche la notifica delle infezioni HIV. Senza proprio l'infezione HIV ai partner noti è sempre molto difficile, spesso omessa. Fondamentale questo discorso della PrEP che non serve con le persone che hanno HIV, sono in terapia e hanno una viremia. In questo caso la PrEP è assolutamente inutile e non deve essere assolutamente proposta, prescritta, perché le persone in terapia non sono più considerate effettive sessualmente. Il lavoro da fare sull'utilizzo dei CAMS fatto bene e il caso soprattutto di base di associarlo all'alcol e ad altre droghe, cosa che succede molto frequentemente. L'importante è lavorare sull'aderenza al trattamento e sulle visite preventive. A Massimo Giannuzzi, dato la riflessione sul sesso, vorrei anche fare i complimenti per un altro lavoro che avete fatto di riduzione del danno, anche con degli advert su Grindr, sull'uso responsabile. E poi sembra facile fare queste cose su Twitter, sembra facile, in realtà costa un pacco di soldi e poi è difficile pagare. Difficile pagare perché bisogna pagare, non so dove, negli Stati Uniti, non c'è un conto, non ti accettano, è stato un casino, pagare. E noi abbiamo fatto, grazie alle case farmaceutiche, quindi, che non sono i deboli, cioè sono deboli, però farò anche delle cose decenti di fare. Abbiamo fatto sia il sito campsex.it per gli utilizzatori che medical.campsex.it per i medici, come chiaramente una scuola diversa. E tra l'altro dai dati che abbiamo visto degli frequentatori del sito campsex.it sono venuto fuori che tantissime persone hanno visitato il sito, si sono fermati a vedere le cose,
provenendo da fuori dall'Italia, gli Emirati Arabi, posti improbabili. E c'è stato anche un altissimo numero rispetto a quanto ci aspettassimo di donne che sono andate a vedere. Che anche lì non si capisce perché se siano donne che si vanno di chiesa, piuttosto donne che sono prenotate per gli amici finocchi che si fanno, quindi con per aiutare a fare certe cose. Però è andato molto bene, si sta complimenti e magari troveremo un'occasione nel corso per parlare di questo argomento e per approfondire anche le varie questioni che abbiamo trattato in questo panel. Io vi ringrazio ancora per essere stati con me ancora al congresso dell'Associazione Legale Certi Diritti. Grazie mille.